Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, visto che sono circa le 4 del pomeriggio, già il sole qua è tramontato. Siamo a Galafai e Orzulei in Sardegna, oggi è il 30 dicembre 2018 e stiamo potando la vigna. Ho già potato una parte della vigna e poi oggi ho anche un assistente speciale, che è il mio figlio Leonardo. Che mi Ciao. assisterà nelle fasi di potatura, si fa per dire, diciamo. Dai, andiamo a vedere come potiamo, tenendo conto che in questa fase stiamo portando su il tralcio per l'allevamento a cordone speronato per le viti da vino e invece poi a Guyot nelle viti di uva da tavola. Andiamo a vedere come facciamo, dai. Primo caso che vediamo è insomma una vite che ha molti punti vegetativi, perché io quest'anno non ho fatto proprio in tempo a fare la potatura verde. Vabbè, non importa, dai. Tanto facciamo tutti i tagli di un anno. Questo è il moccherino dell'anno scorso. Guarda qua giù. Questo è il moccherino dell'anno scorso. Non ci interessa. A me interessa tenere questo tralcio. Guarda un po'. Questo qua. Che è quello che si sviluppa meglio. E che oltretutto è nel percorso della linfa. Da qua non si vede, ma Quindi questo lo è tocchiamo. esatto, sali sotto. Quindi potiamo tutto il resto, potiamo Tengo facendo io, dei babbo, tagli. così Sì, faccio il segno. amore. Allora, questo qua è il mochino lasciato l'anno scorso. Questo lo posso tagliare qui. Non ho paura di andare a interferire sul percorso della linfa, perché tanto quella me la sto intercettando su questo tralcio. Andiamo avanti. Eliminiamo tutto il resto. Questo è lo stesso, posso tagliare molto basso qua sotto, perché non vado a intercettare la linfa che scorre qui. Questo ugualmente, scusate, questo ugualmente lo, attenzione, lo elimino, questo qua, quindi lo taglio qua. Faccio dei tagli, non mi preoccupo troppo, tanto quest'anno passerò finalmente in fase di potatura verde, che sarà fondamentale tra l'altro, e questo lo taglio a questa altezza. Questi giorni dobbiamo mettere il filo di banchina, quindi togliamo i viticci, togliamo quelle che sono rimaste, che erano degli abbozzi femminelle, e in questo caso abbiamo tirato su il tralcio, che poi servirà per far sviluppare l'impalcatura del cordone speronato. Un altro caso interessante, vabbè, sono tutti, adesso sono più o meno tutti simili i casi che facciamo, quindi c'è poco da. Chiaramente il tralcio che mi interessa mantenere è questo qua. C'è un bel groviglio, ma non importa. Perché non importa? Perché in realtà quello che ci interessa tenere è questo qua, perché è il tralcio dove è preferenziale il percorso? Della linfa. Giusto, Leonardo. Quindi è il moccherino lasciato l'anno scorso, tutto il resto lo taglio rispettando le corone. La pianta in questo modo non so, grazie Leonardo. Questo lo tagliamo. Eliminiamo tutto il resto, prego Leonardo. Prego Leonardo, che è pericoloso. Allora, ci vorrebbero sempre gli occhiali da lavoro, ma in questo momento non ce li ho, perché se no, se ci metto gli occhiali non vedo nulla. Questo lo devo eliminare. Allora, comincio a eliminare questo qua, dai. Che questo non mi serve. Lo tolgo, occhio, attento, 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 attento. Comincio a tagliare, fare un taglio qua e poi lo filo dopo. Quindi questo è il tralcio che mi interessa mantenere per lo sviluppo e per l'impalcatura del futuro cordone speronato, che taglio più o meno a questa altezza. Poi, a seconda di che il filo di banchina sarà più o meno un tanto, quindi magari ne taglio anche un altro pezzo, però incomincio a tagliarlo così, perché poi devo legarlo. Ok, un altro fatto. Allora, un altro caso interessante è questo, è il moncherino che abbiamo lasciato l'anno scorso. Questo qua. Sono sviluppati uno e due tralci che hanno una buona vigoria entrambi. Quale prendo? Prendo quello che mi dà la che, da cui avevo preso la continuità per la linfa, cioè questo qua. Ok? Quindi questo lo elimino.
gli altri li elimino facendo dei tagli sempre di rispetto, come di rispetto delle gemme di corona, e mi prendo, tanto questo qua aveva anche prodotto un grappolino, quindi io, e anche questo, quindi la, diciamo, la linfa scorre molto bene in entrambi, ma mi sembra migliore questo qua, che poi è la continuità sull'esterno. Quindi qua faccio un taglio di rispetto delle conone, sempre chiaramente taglio di un anno, elimino femminelle, viticcio, femminella, viticcio, femminella, femminellona grande, e questo diciamo che me lo taglio più o meno a questa altezza, via. Ok, dopodiché lo lego e sono pronto per attendere il germogliamento e poi successivamente la potatura verde. Ecco qua. Questo è un caso invece in cui la vigoria del tralcio non mi consente di impostarlo, di tagliarlo, di portarlo al filo di banchina, perché è vero che è partito bene, si è sviluppato bene qua, però evidentemente si è perso un pochettino, anche se ha piovuto parecchio, infatti questo è il moncherino dell'anno scorso. Quindi questo qua, anziché portarlo a filo di banchina, quindi portarlo su, lo porto, esattamente, lo eliminiamo. Questo lo eliminiamo perché non mi interessa più, e lo porto a corona. E questo qua invece gli lascio una, due, tre gemme, tutto qua. Lo faccio rinforzare. Quindi questo, io mi aspetto che una gemma se ne vada da qua, o da qua. Poi preferibilmente se ne venga da questa parte, così... Poi è un po' più verticale l'anno prossimo e sarà, ed è comunque nel percorso della linfa. E posto che ci farò in modo di eliminare gemme e germogli doppi, che qua si vedono che già stanno uscendo, e anche qua ce ne sono due, quindi qualcosa dovrò eliminare sicuramente. Quindi, però questo qua adesso lo facciamo, questa non lo facciamo rinforzare. Altro caso interessante, allora in questo caso io potrei tenere questo o questo, ma siccome l'anno scorso ho lasciato il moncherino a due gemme, in realtà poi nessuno è rimasto ne sono spuntate le altri tralci, questo è il più verticale, ma preferisco tenere questo perché è quello che mi dà la continuità nel taglio, cioè la gemma esterna, ovvero che se ne vada questa qua, quindi questo lo tengo e lo porterò al filo di banchina, e gli altri li elimino facendo dei tagli a corona, cioè rispettando le gemme di corona. Per fortuna qui c'è un aiutante che mi aiuta, questo è il secco dell'anno scorso, lo elimino, questo è quello che non tengo nonostante sia il più verticale, ma questo ha comunque un buon vigore, quindi lo tengo, e soprattutto, come abbiamo detto in un altro video, è il tralcio preferenziale per il percorso della linfa, giusto? Diciamo che lo tagliamo qua più o meno, via, e poi lo leghiamo. È un altro fatto. Altro caso, in questo caso abbiamo che cosa? Il moncherino dell'anno scorso. Se è troppo vicino, attenta che magari non mette a fuoco. Moncherino dell'anno scorso, gemma sul percorso della linfa, gemma sul percorso della linfa. In altri video ho mantenuto questo come prosecuzione, però in questo caso questo tralcio è migliore perché è un po' più vigoroso rispetto all'altro, quindi tengo questo, perché vuol dire che la linfa scorre prevalentemente sul tralcio che sto toccando con la mia mano destra, e questo lo taglio non eliminando, rasando qui, quindi togliendo tutta la parte del legno di due anni, questo è legno di un anno, questo è legno di due anni, questo è legno di tre anni, no, che tra l'altro è, ma tagliando qua, quindi questo lo elimino senza preoccuparmi troppo delle corone, perché tanto la linfa non ho, so che andrà a finire su questo, ok? Di questo non me ne importa più niente ormai, quindi elimino le femminelle, vecchi viticci,
viticci. Ok, diciamo che lo taglio qua, poi vedo come sarà il, vedo come sarà il, che altezza sarà il filo, e faccio un amico che è passato e faccio un altro taglio eventualmente, sarà, lo legherò così. Ok, questo è un caso di potatura sulla vite da tavola, uva da tavola, e in particolare questa qua è un Muscat Bleu, che è un'uva a bacca nera, molto croccante, dolcissima al sapore di moscato, e soprattutto è una delle due varietà di uva da tavola che è molto resistente alla peronospora. Infatti il resto della vigna che la fai, abbiamo avuto qualche attacco di peronospora, che però siamo riusciti a bloccare con un po' di bottiglia bordolese e poi un po' di olio bloccato con lo zolfo bagnabile. Queste qua invece non sono malate, non hanno proprio subito nessun tipo di attacco, vuol dire una pianta molto resistente, così come mi aveva detto infatti il mio vivaista di fiducia, che poi se volete sapere dov'è, magari mi mandate un messaggio privato e io ve lo dico. Vabbè, in questo caso allora è ovviamente facilissimo capire come va portata la pianta, traccio a mantenere questo qua, ovviamente il resto botto sempre. Io potrei anche rasare qua, perché tanto la linfa scorre da questa parte, però riesco a farlo adesso, non farlo adesso e poi togliere le gemme, questo è il secco, tolgo le femminelle. Nel frattempo abbiamo prima di tutto a sistemare, come ho cogliato, che ringrazio pubblicamente, il filo di banchina, poi dovrò mettere dei sostegni nei tutori, dei gancetti, però non ho ancora acquistato, quindi questa è la rana che fa schifo. Non bisogna usare la raffia, perché poi la raffia strozza il fusto, quindi bisogna usare sempre dei laccetti in gomma. Via questo. Siccome conosciamo già l'altezza, la poi naturalmente la leggo cercando di, adesso lo faccio con calma più tardi, però la potatura è fatta. Questa è un'altra varietà di vite di uva per uva da tavola, ed è la Palatina. E questa qua è lo stesso, è una vite molto resistente alla peronospora, infatti non si è malata, pensavo che gli altri paesi dovrebbero tutti sì. Ed è un'uva a bacca gialla, con molto grosso croccante, dolcissima, al sapore di moscato, eccezionale. Quest'anno ho fatto fare anche qualche grappolino, l'abbiamo assaggiato, era veramente ottimo. Allora, come foto qua, dunque, questo è il moncherino che ho lasciato l'anno scorso. Okay. Quindi, mandando avanti, cioè seguendo coerentemente quello che è lo sviluppo della pianta, elimino tutto il resto, tagliando. In questo caso, per esempio, qua non si vede, va bene, però qua non voglio tagliare proprio raso, perché vado a toccare il legno e quindi a creare un cono di seccamento importante in prossimità. Quindi faccio così, taglio qui. In questo caso ho tagliato il ramo più, tolgo questa che è una femminella nata da, questo lo elimino. Anche questo lo elimino. Ok, poi tolgo. Facendo attenzione a non rovinare la gemma principale, possibilmente. E anche in questo caso, avendo esaminato l'altezza del filo di banchina, taglio qua. Mi lascio un po' di margine, tanto poi. Ok? Dopodiché la leghiamo.
un altro caso, diciamo, classico, moncheggio dall'anno scorso, sviluppo lungo la costa della linfa, elimino tutto il resto senza rasare. Sulle lime, poi sulle lime. Si vede chiaramente ha scelto una via preferenziale per far scorrere la linfa e quindi noi non dobbiamo fare altro che assecondare la sua predisposizione. Si autosistema. Questo è molto alto, il tutore. Adesso lo taglio qua per sicurezza, poi appena l'ho fisso poi sono sicuro di non sbagliare. Ma in questo caso potatura effettuata molto semplicemente. Ancora un caso di potatura, beh, qua c'è un po' di terra ma si vede chiaramente il moncheggio lasciato l'anno scorso, che è questo. È un tralcio, una gemma con un tralcio di continuità, una gemma precedente che sta sotto. Prendiamo questo per la continuità, come avevamo detto, quindi questo lo buttiamo. Taglio qua. Faccio. Si vedono già i pisellini nati per dare sementi di sovescio, per il sovescio. Quindi eliminiamo tutto quello che non è interessante facendo dei tagli a corona, quindi rispettando le corone, perché qua siamo sul... Adesso ce n'è un altro. Abbiamo, nel frattempo abbiamo messo anche il filo di banchina, quindi dobbiamo ancora legare, ma abbiamo un riferimento preciso. Io questo però lo taglio qua, poi quando metto il sostegno per i tutori lo taglio di là. Quindi taglio proprio sotto l'internodo successivo. E questa è fatta. Andiamo qua, che è nella stessa identica situazione. Vieni qua. Si vede chiaramente il moncherino dall'anno scorso, una gemma sotto, una gemma sopra, il resto lo eliminiamo facendo dei tagli rispettando le corone. Manteniamo quindi questo taglio e l'altro lo eliminiamo rispettando le gemme di corona. Allora, le femminelle, evitare vitici, femminella, viticcio. Qua adesso naturalmente molto il filo di banchina è lasco, quindi lo porterò più o meno a questa altezza, quindi diciamo che lo posso tagliare tranquillamente qui. E anche questo è fatto. Ecco, una cosa importante, recupero questi tutti i tracci, le sarmenti che abbiamo tagliato, perché questi non li voglio lasciare nel terreno. Perché? Perché quest'anno in queste piante si è sviluppata la peronospora e siccome si è sviluppata la peronospora voglio evitare che mi tralci possa i tralci possono rimanere per terra e propagare le spore. Cito. La peronospora che ho io, vabbè, quindi questi qua li prendiamo e li andiamo a buttare lì e poi bruceremo tutto, dai. Un altro caso di raffia rompiballe in mezzo alle scatole che noi naturalmente non buttiamo ma raccogliamo e poi buttiamo nella plastica per riciclare. E
ed è uno dei motivi per cui io in genere, non, anzi no, non in genere, non uso mai la raffia. Si cattura poi dopo. Comunque vabbè, Mocheino dell'anno scorso è nato un tralcio più piccolo e un tralcio più grande. Ovviamente noi manteniamo il tralcio più grande perché vuol dire che la linfa scorre preferibilmente su questo. Qua taglio con un taglio a corona, quindi rispettando la corona. Ugualmente questo, che non mi serve. E questo incomincio a togliere vitici femminelle per impostarlo. Uno, come ho detto anche prima altre volte, quest'anno non ho potuto fare la potatura verde perché ho avuto dei problemi a casa gravissimi, quindi è la seccatura data dal fatto che quando non si fa la potatura verde, oltre al fatto che la potatura verde serve per eliminare tutti i tralci, i germogli che non ci interessano, per assicurare uno sviluppo migliore. In questo caso ci è andata anche abbastanza bene, ma poi la rottura di scatole è che si fanno molti tagli in più e che quindi la potatura invernale o secca è molto più lunga. Quindi questo lo taglio, siamo più o meno a filo di banchina. No, questo bisogna, devo sollevare un pochettino il tutore, quindi anziché tagliarlo qua lo taglio qui. Anche questa è potata e adesso la leghiamo. Altro esempio, facciamo una raffia che tende a strozzare, tra l'altro la raffia tende a strozzare la pianta, il fusto, quindi non va bene. Qua ci sono i vitici e i cani che abbaiano, che non mi lasciano in pace un momento. Allora, qua si vede, c'è un moccherino lasciato l'anno scorso. Da qua è nato in realtà questo è un doppio germoglio che avrei dovuto eliminare, che non ho eliminato, ma la cosa interessante è che in realtà la pianta cosa ha fatto? Ha sviluppato un tralcio da una gemma, un tralcio che si è ingrossato moltissimo, quindi io non prendo il tralcio, il germoglio che dal moncherino ho lasciato l'anno scorso, ma intercetto la linfa prima, perché so che la pianta sta mandando tutta la sostanza su questo, quindi elimino il resto, non tagliando qua, ma facendo preliminarmente un bel taglio raso qui, uno qui e un altro qui. Questo invece, che è un germoglietto, un tralcetto, lo elimino lasciando leggermente di corona. Quindi, avendo fatto taglio raso, l'anno prossimo non si svilupperà nulla e questo qua mi diventerà tutto secco, per cui lo potrò eliminare. Dopodiché, via le femminelle, gli vitici. Cioè io in questo caso non sto facendo altro che assecondare ciò che la pianta si è creata da sola, perché vuol dire che ha trovato il suo meglio e quindi io assecondo la predisposizione della pianta e prendo il tralcio che lei ha deciso di scegliersi. Dopodiché poi non so più o meno, questo è un po' alti, il filo di banchina circa qua, devo abbassare anche un pochettino il tutore. Comunque per sicurezza adesso, prima di legare, prima di taglio qua e sono sicuro che non sbaglio. Poi questi qua li buttiamo, dai. Si sta mettendo freschetto, stiamo scendendo quasi a 0 gradi, comincia ad esserci. Allora, questo è un caso interessante perché possiamo vedere cosa succede non facendo la potatura verde, che nel caso specifico ci viene anche a nostro favore. I moccherini ho lasciato l'anno scorso, da questo sono partiti un tralcio e uno un po' più basso, ok, che però non si sono sviluppati bene. In compenso la pianta cosa ha fatto? Si è scelto un altro percorso della linfa, un altro percorso preferenziale per la linfa, e ha sviluppato questo tralcio che è ben lignificato e abbastanza vigoroso. E quindi io cosa faccio? Intercetto la linfa su questo, ok? In pratica sto ripartendo sotto, e quindi questo, quello che avevo lasciato l'anno scorso ormai non mi interessa più, per cui non taglio qua sotto perché sarebbe un taglio enorme, ma raso le corone nella porzione di moncherino lasciato l'anno scorso,
Così il secco mi va ad andare a impattare su una zona della pianta che non mi interessa più. Questo lo posso tagliare anche qui, tanto siamo molto lontani dal punto della linfa che è qua sotto, quindi questo lo posso tagliare qui, non importa. Questo invece, che è un punto vegetativo che potenzialmente può andare verso sul percorso della linfa, lo taglio rispettando le corone. Okay. E questo qua me lo preparo per il mio futuro fusto, che in questo caso, essendo vite da vino, sarà impostato a cordone speronato, mentre l'uva da tavola la stiamo impostando, quindi la imposteremo a guglio. Vediamo dove siamo, dobbiamo stare più o meno qua, diciamo che per ora me lo taglio qui e poi quando lo leggo lo sistemo bene. Ho bisogno di un nuovo paio di forbici, quindi alla signora, la mia amata signora che sta facendo il video, chiedo per il compleanno un nuovo paio di forbici. Ok, dai, abbiamo praticamente finito, facciamo un ultimo caso che è utile, perché è vero che c'è sempre questa raffia. Però voglio ringraziare pubblicamente un caro amico che mi ha dato una mano a legare le viti quando io non potevo, che è Federico. Grazie Federico, che non è mio cognato ma è un altro mio amico che si chiama Federico. Allora, vediamo un po'. Moncherino ho lasciato l'anno scorso, due gemme, una e due, questa non mi interessa perché la continuità me la dà il fusto, me la dà questo tralcio, quindi taglio senza rasare le corone. Oddio, una. Lascio solo questo qua, ritiro la posizione di secco, qua taglio a corona un traccio che non mi interessa, qua taglio a corona un altro traccio che non mi interessa e preparo l'astone cosiddetto per l'impostazione e poi pronto per essere legato. Via tutto qua. Diciamo che me lo taglio questo un po', però vabbè, è un po' più lungo, un po' più debole, ma tanto quello che mi interessa è tutta questa porzione di qua. Dai, abbiamo praticamente finito la potatura di Galafai, abbiamo visto qualche esempio, insomma, sono cose che probabilmente chi segue il canale avrà già visto, ma insomma mi piace sempre ribadire i concetti, anche perché man mano che si va avanti si trovano sempre delle situazioni nuove. Che è bene, c'è qualcuno che va a caccia. Insomma, si trovano situazioni nuove che è bene sempre rispolverare o comunque ripassare. Per cui appuntamento quest'anno, sperando che non succeda niente di strano, per la potatura verde. Ok? Alla prossima, ciao!